Mentre nella zona della cattedrale il 19 giugno si attiverà la nuova ZTL che tutelerà tutto il quartiere da un traffico automobilistico piuttosto intensivo, ma che ha anche creato qualche dissapore tra i genitori con figli iscritti nelle scuole della zona, alla scuola elementare Anna Frank molti genitori hanno aderito invece con favore al progetto Pedibus per alleggerire il traffico automobilistico e fare circolare meno auto. Il progetto Pedibus, avviato all'inizio dell'anno scolastico e portato avanti con impegno da un gruppo di studenti della quinta C, ha coinvolto una quindicina di studenti in media, ma in giorni affollati ha raggiunto quasi 20 partecipanti. Gli studenti si riuniscono a 300 metri dalla scuola, vicino al Palazzo San Quirico, per mettersi in fila e raggiungere la scuola Anna Frank a piedi, attraversando il cortile della nuova scuola materna De Benedetti, collegata direttamente alle elementari. Secondo me il Pedibus fa bene per tutti perché non dobbiamo che tante persone vadano vicino alla scuola, tipo che parcheggiano con le macchine davanti alla scuola e parcheggiano la macchina e vanno anche a piedi. Quindi Quindi lo consigli agli altri bambini delle altre scuole? Sì, perché devono anche lasciare il posto per tutti, non solo per una persona. Anche quando piove avete portato avanti il progetto? L'abbiamo portato avanti e ci riuniamo sempre qua con l'ombrello e facciamo una piccola passeggiata fino all'entrata della scuola e poi andiamo. Quindi dimostrazione che anche se piove non occorre arrivare con l'auto davanti alla porta della scuola, si Sì, può si comunque può comunque andare anche a piedi, se continuare e andare a possibile. piedi, sì. E invece agli altri bambini che non hanno ancora partecipato al progetto, che cosa potete dire? Possiamo dire che invece di andare davanti alla scuola e creare ancora più casino con le macchine, possiamo dirgli che magari ci possiamo raggruppare tutti qua insieme e andare a scuola, davanti a scuola con il Pedibus. Questa breve passeggiata, sicura, sotto la supervisione degli adulti, offre anche un'opportunità di socializzazione al di fuori dell'orario scolastico. Qualche giorno fa, i giovani studenti del Pedibus hanno ricevuto anche la visita della rappresentante della rete Asticambia, un'organizzazione che promuove un nuovo sistema di mobilità sostenibile, incentivando l'uso della bicicletta, dei mezzi pubblici e ovviamente dello stesso Pedibus. Come riconoscimento per il loro impegno, la rete Asticambia ha donato ai bambini una visita alla riserva naturale di Valle Andona, un premio, ma anche un segnale di importanza per quello che hanno fatto verso la città. La rete Asticambia crede che questi studenti siano infatti un esempio positivo che incoraggerà altri studenti e altri giovani a recarsi a scuola a piedi o in bicicletta. Gli alunni hanno espresso la volontà di ripetere l'iniziativa anche quando inizieranno le scuole medie. Hanno aggiunto che il Pedibus è benefico per tutti perché evita la congestione del traffico davanti alle scuole. Anche in caso di maltempo, camminare fino a scuola è possibile, evitando l'utilizzo dell'auto. I genitori hanno condiviso la soddisfazione per l'iniziativa, evidenziando come le maestre abbiano notato l'eccessivo traffico davanti alla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico e quindi proposto ai genitori di far incontrare i bambini in un punto di raccolta esterno e di promuovere quindi il progetto Pedibus, dal punto di raccolta fino all'ingresso da scuola. La speranza è che questa esperienza possa essere d'esempio per altre scuole, ma anche per lanciare un segnale importante alla cittadinanza. Esistono alternative valide per ridurre il traffico cittadino.